E stamattina sono a casa di mio zio e ho messo anche la fascettina, qui almeno mi cattura un pochino di sudore. Sto aprendo dappertutto perché poi fa un caldo qua dentro, lui non essendoci quasi mai, insomma, fa veramente caldissimo. E quindi ho aperto un po' le finestre e tutto quanto. Ho acceso la macchinetta del caffè così mi faccio un buon caffè. Anche mio zio ha la marca sull'espresso per il caffè. Voglio andare a aprire un attimo pure sopra. E così poi cominciamo. Mamma mia, se giù fa caldo sopra non ho idea del calore che faccia. Infatti se muore. Non so come faccio a dormire. È mattina e fa caldo. Oh mio Dio. Apro così passa un pochino d'arietta, ma non tanta, perché purtroppo l'unica finestra che ha è dietro al letto. E quindi, vabbè. Mamma mia, che calore. Guarda. Oh, madonna. Ecco qua. Io stamattina sono venuta con le ciabattine. Ok, anche oggi mi fate compagnia al lavoro e quest'oggi mio zio mi ha chiesto se gli pulivo il sotto della cucina. Si è voluto far pulire la cucina a fondo e i cassetti li ho già puliti un po', anche le hai, diciamo sui pensili e tutto quanto, però ho voluto appunto che gli pulissi sopra la cucina, sotto, insomma, perché la cucina è la zona dove appunto la vive un po' di più. Poi essendo maschietto, essendo soprattutto da solo e lavorando fuori, fa il camionista, non ha certamente il tempo di dedicarsi a fondo alle pulizie e quindi oggi ci dedichiamo al piano sotto, al pavimento sotto la cucina. Come vedete ho tolto anche il battiscopa, non lo so come si chiama questo qua sotto la cucina, battiscopa, batticutacco, batticucina, non lo so, e niente, lo vado a pulire sempre con il sgrassatore. Questo sgrassatore della Chantecler a Marsiglia è ottimo, però io vi consiglio proprio di prendere l'originale e non i facsimil.
Vi dico la verità, mi ero svegliata alle 5:54. Comunque il tempo che sono andata in bagno, alla fine non volevo quasi addormentarmi più, però poi mi sono riaddormentata e mi sono messa la sveglia alle 7:30. E questo è. Ma mi vesto un attimo, che dobbiamo andare a fare un servizio con Giuseppe e nel frattempo mi sto preparando pure il latte. E questo è. Che mi metto? Ci abbiamo sempre tanti panni e la domanda è sempre la stessa. Che mi metto? Non c'è niente da mettere. Povera Annuvio. Ho messo questo qua. Pantalone così. A posto, dopo mi sciacquo i capelli e basta. No, vado a fare colazione, mi lavo un attimo prima la faccia, però non vi ho fatto vedere la novità. Dopo 6 anni di là, 3 anni di qua, dopo 10 anni arrotondiamo
faccio vedere. Abbiamo il coprivater, però questo qua è solo coprivater. Vediamo se chiude piano piano da solo. Aspetta, sono 3 ore, così chiudo. Ok, e abbiamo dopo 10 anni il coprivater. Ecco qua. A me sinceramente non è cambiata la vita. Mo' perché ce lo troviamo? Allora, quello là c'aveva anche la base sotto, però a Giuseppe l'hanno regalato perché proprio i pezzi, il negozio che vende questi pezzi qua dei bagni, gliel'ha regalato perché l'asse, quello là sotto, appunto col cerchio, era rotto, era spaccato. E comunque alla fine abbiamo tolto la parte quella là sotto e abbiamo lasciato solo il coperchio. E ce l'abbiamo appunto perché Giuseppe gliel'hanno regalato. Così no, ma sinceramente a me non cambia la vita. Perché poi alla fine, vedi, ce l'ho sempre alzato. Perché qua è un continuo via vai di andare in bagno. Oh mamma, che scadenza, la quantità di un po' non ci vediamo. Abbiamo dormito insieme, amore. Guarda come scodinzola veloce, veloce. Ma noi abbiamo dormito insieme. E tu scodinzoli così forte, amore mio. Sì, amore. Guarda, guarda, guarda. Che c'è, mamma? Mia proprio è amante delle orecchie, mamma mia, da quando è piccola. Guarda, ieri mi sono dovuta togliere gli orecchini, stavano facendo non lo so, comunque quel coso dietro si era fatto tutto brutto e l'ho dovuto togliere. Aspettate, mi metto un attimo il latte, ma mi metto qua e almeno vedete che mi metto il latte nella tazzina. Devo provare questa. Il tuo del lasso sempre 3 ore. Allora, oggi facciamo gialla. Queste qua sono le tazzine con là dello yogurt che prendemmo a Battipaglia quando siamo tornati dalle vacanze. Siccome sono in terracotta, le ho riutilizzate e ci metto dentro un po' di caffè e un po' di latte. Faccio un caffè macchiato, un bel caffè macchiato. Basilico, gli devo mettere pure l'acqua, cioè non gli devo mettere, gliela devo cambiare. Sta sotto carica, l'ho messo mo, hai visto? Sono andata a metterlo sotto carica. Ecco qua la mia colazione di stamattina. Giacomino qua si è già svegliato. Comunque ieri mi sono fatta, mo vi lascio la ricetta di questo dolce che ho fatto e devo dire che è venuto buono. E a Jacopo è piaciuto e a Cristian e Vincenzo non tanto. Perché? Perché nella crema ho messo anche la ricotta e quindi a loro appena sentono niente, non gli piace. Comunque ho fatto questa cremina con ricotta, un po' di Philadelphia, un po' di latte di cocco, però avrei voluto fare solamente latte di cocco e Philadelphia, solamente che la Philadelphia ne era un po', il latte di cocco, che poi quella è una crema, non era crema ma era tutta liquida, forse per il caldo non lo so. E quindi vabbè, alla fine ho dovuto aggiungere per forza la ricotta per solidificare un po', e anche il cacao mi ha aiutato a fare un po' più densa la crema, altrimenti era un pochino liquida. Prenditelo, sta là. Comunque ho messo 3 biscottini. Il latte il cappuccino, poi il latte normale.
Allora devi aspettare un po', quello poi si scioglie la panna, la crema. Ci metto un attimo il caffè. Ah? Ci metto il caffè. Sopra poi ho messo poco il pistacchio. Proviamo a fare un dolcino con il riso soffiato in modo tale da non doverlo cuocere. Ho giusto questo pochettino di Philadelphia, quindi lo vado ad utilizzare. All'Lidl ho trovato la crema di cocco e quindi vado ad unirla insieme alla Philadelphia. Pensavo fosse più cremosa, invece, come potete vedere, è liquida. Vi faccio vedere. Ecco qua. Nel frattempo ho messo a sciogliere all'incirca 80 grammi di cioccolato bianco, che dopo andrò ad unire con il riso soffiato bianco. E metto anche diciamo che circa un 30-40 grammi di zucchero a velo. Queste sono le mie belle idee di fare le cose. Così, ad occhio, a come mi viene in mente. Ricotta. Questa è 330 grammi, ne ho messa, ecco qua, metà. Purtroppo gli ingredienti non saranno precisi perché, come vi ho detto, sono le mie idee che mi vengono così e guardo qualche idea, però poi faccio sempre come voglio, quindi ad occhio. Ve l'ho detto che metto tutto, faccio le cose così come mi pare. Cacao forse saranno 2 cucchiai abbondanti all'incirca. Almeno mi diventa pure la crema un po' più solida, visto che era un po' liquida. Sì, perfetto, la cremina è diventata molto meglio così. Quindi hai visto, il cacao ci doveva andare per forza. Buona anche se aggiungendo il cacao si è perso un pochino il sapore della crema di cocco. Il riso soffiato, aspetta. Con la Q di quadro. Ok, all'incirca metà busta. Aggiungo un po' di questo miele. Ok, all'incirca un cucchiaino. Così si amalgama meglio. Fa da, diciamo, da collante oltre al cioccolato. Un altro pochettino. Solo così potete utilizzarlo per farci le barrette, però io appunto oggi ci voglio fare questa tortina. Utilizzo una gatta da forno, quelli là per la friggitrice ad aria, e vado, vediamo un po' se mi avanza un pochino, ci faccio anche qualche barrettina, mo vediamo. Allora, qua ci abbiamo fatto le barrettine, vado a mettere il congelatore e dopo tagliamo. Ho alzato un pochino il riso soffiato e ora mettiamo la crema e poi buttiamo tutto in congelatore. Anzi, invece del congelatore, io metterei in frigo. Ci metto qualche scagliettina di cocco. Eccola qua, vado a mettere in frigo e stasera assaggiamo com'è. Questo portone sta sempre aperto. Mo' che abbiamo gli scatolini in mano, stai chiuso. Ah, sta fresco, mamma mia. Allora, aspettate. Siamo andati. Guarda qua i capelli, me li sono dovuti alzare perché non li sopporto più. Siamo passati un attimo al Lidl. C'ha una scatola lui e uno io. Poi vi faccio vedere cosa abbiamo preso. La baby già sta pronta. Oh, mannaggia il suo cagnolino. Oh, il suo cagnolino. Accanto a io, piccolino.
Ti ho fatto un volo. Allora, io vi faccio vedere cosa. Faccio vedere proprio niente. Faccio vedere cosa abbiamo preso. E allora, come prima cosa, i bocconcini a casa felice, Giuseppe, che mette la tavola in mano. Che mette la ciotola. Poi, aspettate un attimo. Mamma mia, allora, gratuitamente, perché abbiamo raggiunto la soglia dei 250 euro solo a Lidl, abbiamo preso ace. Poi, vabbè, questi qua gratuiti, con le altre cose abbiamo pagato. Noci così, noci queste qua, anacardi che le amo, e queste qua, le stramo, le noci brasiliane. Poi pancarré, stracciatella, due baguette, queste qua più casalesce, morbidini per la merenda dei bambini, questi qua sono comodi con un po' di cioccolata dentro. Questo pure ricevuto gratis, tarallini. In offerta ho preso questo pesce qua che lo adoro. Filetti di merluzzo, filetti di limanda alla mugnaia. Questi qua sono troppo buoni, mi piacciono tanto. Infatti ogni volta che stanno in offerta me li accaparro. Salmone, queste cotolette così le ho trovate sempre in offerta, ma le congelo. Poi Giuseppe che ha preso qua, sfogliatelle, cose così, come si chiamano? Rustici, ma venivano. Spinaci e Brustel. Poi longino, due confezioni che ce lo mangiamo sempre a pranzo. Giuseppe che ha preso qua questo mix di salatini, due. E poi per terminare abbiamo preso due tipi di formaggio, Fontal, e questo qua l'ha preso Giuseppe con, ma questo è pecorino, amore, hai visto? Hai visto che hai visto il pecorino? Ma che me lo può mettere a tavola? Comunque, pecoricco, formaggio canestrato, primo sale. Comunque, con olive, rucola e peperoncino. Questa è la spesa. Ci dobbiamo muovere perché sono l'una e 35 e dobbiamo fare la pappina. Un bocconcino, prosciutto, no? Proviato, ognuno. Ah, prendi questa spesa. Ciao, la mia ombra. Ma non si scavi, sono proprio una croce. Ah, bello. Mettiti il pantalone dritto. Comunque tu li devi ancora tu avere, no? Ok. Allora, siamo arrivati un attimo qui al Pegaso. Che Vincenzo deve prendere un regalo a un'amica che stasera deve andare al compleanno. Chi, Vincenzo? Vincenzo. E mamma mia, ragazzi, siamo usciti adesso dalla doccia, fa un caldo esagerato. Sono di nuovo tutta azzeccata addosso. Ma sei già vesto e coviente. Mamma mia, che carità. Ma qua sicuramente stiamo. Ah, senti già un pochino l'aria fresca. Ah, esta. C'è anche un bau bau. Chiuso questo negozio, ma purtroppo ormai uno spende i soldi solo per fare la spesa. L'abbiamo comprato, siamo andati un attimo al Pegaso, al centro commerciale, lavaggio, fatto vedere. Al Conad abbiamo preso questa bibita Chupa Chups Bubble Gum e questa qua Mentos. E all'interno ci stanno, vedi, questi pezzi di gelatina. Giuseppe, vieni a assaggiare, mingia, via la tua ghiaccia. Sia Chupa Chups, sia Mentos. Un attimo con farina. Mi già via la tua ghiaccia. No, questa è a Mentos. È buona, ma fanno i pezzi della gelatina. No, le ho scelte io. Le questa è del creatura. Le ho scelte io. Sì, ho scelto io il ghiaccio. È buona, ci stanno dei pezzi dentro. Jelly Beats Shake Kit. Si vede? Sto quadratino così escono in questa qua. È buono, eh?
Volevo provarle, l'ho viste, mi ha ispirato la confezione, tutte stronzate. Poi, sempre il Conad, ho preso l'olio, questo qua, belle mamma 9 euro, belle mamma, questo, poi la bottiglia di tè e due Pepsi qua che erano in offerta e stoppa. Poi Vincenzo ha preso il regalo all'amichetta, appunto, gli abbiamo preso un'acqua profumata per il corpo e una maschera per il viso. E poi si è preso questo libro che deve comunque leggere in questo periodo estivo. E la professoressa di italiano gli ha dato questo compito, diciamo così. E Vincenzo ama i libri piccolini. E quindi ha preso questo qua, che sembra carino, non lo so, insomma. Capì? E questo è, mamma mia, raga, c'è... Fuori c'è l'afa. Ho trovato Peppino. Allora, Vincenzo accompagnato alla festa, noi abbiamo fatto sulle 8:30 un piccolo spuntino con il lonzino che è avanzato oggi a pranzo. Ma allora, ragazzi, fate caso ai capelli, ma io purtroppo quando ce l'ho ricci non so come gestirli. Guarda Jacopo che bello, questi capellini. Questi non hanno fatto niente proprio i capelli. Comunque abbiamo mangiato un po' di lonzino dentro i panini, quelli ammorbidini. È la prima volta che li prendo e raga, ma sono proprio buoni. L'unica pecca è che sono proprio piccolini. Però per una merenda sono buoni. E niente, ci andiamo a mangiare una pizza. Vincenzo sta alla festa di compleanno in pizzeria, quindi anche lui si è andato a mangiare la pizza. E così, per uscire un po', per stare un po' all'aria fresca. Anche perché Christian, Jacopo sì, la mattina va al campo estivo là. Invece Christian sta proprio a casa, capito? Quindi sta a casa da domenica che siamo tornati. E insomma, quindi era opportuno scendere un pochino. Siamo arrivati, il problema è che vedo un po' che è pieno, però qualche tavolo vuoto c'era. Ho mandato Giuseppe a domandare se fossero poi prenotati o dobbiamo vedere. Comunque andate a vedere un attimo, quello sta neanche un chilometro da casa alla fine, sta pizzeria. 900, tipo 900 metri. No, boh. Un chilometro e mezzo. Mangia tu! Vincenzo, mo non devo pizzare. Eccolo qui, Vincenzo, Calino. Ciao, Calino. Come fatti? Cambi posto. Allora, stiamo vedendo un pochino, quello mo in estate fanno un po' le repliche. Stiamo vedendo il Guinness World Record, mo ce l'andiamo a letto perché a me si stanno chiudendo gli occhi. Pure a me. E niente, raga, ci vediamo al prossimo vlog. Un bacio fortissimo, vi vogliamo tanto bene. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.